Ciao, conosci Galbiate? È un piccolo comune collinare posto ai piedi del Monte Barro, che sovrasta i laghi di Annone e di Garlate. Un luogo meraviglioso sia dal punto di vista paesaggistico che culturale. Il borgo di Camporeso, raggiungibile a piedi o in macchina, è un piccolo, colorato, tranquillo borgo. Ospita il Museo Etnografico dell'Alta Brianza e propone eventi e nei fine settimana accoglie i visitatori, immergendoli nella vita passata, nelle tradizioni e nella cultura del territorio. Vi consigliamo di visitarlo! Vieni con noi a percorrere l'anello di Camporeso Galbiate. Tra laghetti glaciali, stupende montagne, cascine, fontane lavatoio, il borgo di Camporeso, muretti a secco, viti e ulivi, massi erratici, il banconcino dell'eco, buffi personaggi, strani fiori e bacche. Tu scoprirai che il vero miracolo non è volare in aria o camminare sulle acque. Il vero miracolo è camminare sulla terra. Ecco a voi la località di San Michele. Qui sorge una maestosa chiesa incompiuta. Un tempo i rampicanti distrussero le finestre e il tetto. Un tempo, durante una guerra, il tetto è stato colpito e distrutto. In realtà la chiesa non è mai stata compiuta ed è questo che la rende speciale. L'ultima domenica di settembre vi aspettiamo alla celebre sagra che si tiene da più di 400 anni. La Villa Bertarelli è una perla del territorio galbiatese che risale al 1700. Godi una vista meravigliosa sui laghi della Brianza. In passato fu luogo di residenza estiva di nobili famiglie milanesi ed è spesso stata frequentata da artisti e letterati famosi come Carlo Porta. I giardini, di particolare pregio, sono distribuiti su tre livelli, visitabili attraverso suggestivi sentieri. Una particolarità sono gli splendidi giardini all'italiana, formati da siepi di bosso. La serra si contraddistingue per la sua particolare forma a cupola. Nella parte più bassa del giardino, meravigliose ninfee adornano la fontana progettata dall'architetto Portalù. Un tunnel sotterraneo si snoda sotto al giardino per collegare la villa al suo ingresso originario. Un oasi di verde e di tranquillità, assolutamente da visitare. Sul Monte Barro sono stati ritrovati i resti di un insediamento militare goto. Il grande edificio è il più suggestivo tra gli edifici. Era disposto su tre lati intorno a un cortile e circondato da mura con una porta battente. Anche grazie ai resti di alimenti carbonizzati trovati nel grande edificio, abbiamo scoperto le abitudini alimentari dei goti. Nello scavo archeologico sono stati ritrovati reperti dei gioielli indossati dai goti ed anche la corona pensile, importante simbolo di sovranità.